Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati a una nuova puntata di Studentanza, il format di Napier Academy per dare una voce agli studenti di nostri master. Io sono Nico, a.k.a. la voce di Napier, e qui con me c'è il mio fedele compagno di viaggio, Dave. Ciao Dave! Ciao Nico, ciao a tutti, come stai? Bene, bene, grazie, tu? Tutto bene, tutto bene. Dai, partiamo a fuoco. Chi abbiamo oggi con noi? Oggi con noi, Nico, abbiamo Maurizio Iorio. Ciao Maurizio! Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori. Come stai Maurizio? Tutto bene, anche se ieri sera ho fatto un po' nottata, in realtà, a scrivere e registrare dei video, sì. Infatti perché ho visto che tu hai un canale YouTube. Sì. Sì, sì, ho un piccolo canale YouTube dove parlo piccolo, principalmente di fumetti. Sono quasi 9.000 iscritti, cioè non mi sembra piccolo in realtà. Ma io vedo sempre il bicchiere mezzo vuoto, quindi ho questo difetto. Ma quindi, cioè, parlaci un po' di questo canale. È un canale che parla, se non sbaglio, di manga. Principalmente di manga, sì. Mm-hmm. Diciamo che inizialmente la mia passione era solamente i manga. Poi da qualche tempo mi sono avvicinato anche al fumetto occidentale, comunque... e quindi parlo del fumetto in generale, però principalmente il mio campo rimane quello del manga, quindi il fumetto giapponese. Magari ne parliamo, approfondiremo dopo l'argomento. Sì, anche perché io voglio prima conoscere Maurizio, cioè siamo andati un attimo troppo veloci. Esatto. Maurizio, ci parli un po' di te? Sì, certo. Allora, io ho 35 anni, sono nato nell'84 e dopo aver frequentato per molti anni le scuole, diciamo che mi ero abbastanza appassionato, quindi ho voluto ripetere le scuole qualche anno in più rispetto alla norma. Può succedere, dai. sì, succede, sì. Almeno a me è successo. E poi niente, ho fatto qualche lavoretto, ho lavorato in qualche catena di negozi tipo Media World, alcuni negozi di computer, e ora ho un lavoro da qualche anno che non mi soddisfa più di tanto, però ce lo teniamo per andare avanti. E in più, appunto, come dicevamo all'inizio, dal 2010 ho questo canale YouTube. Vorrei chiedere a Maurizio come è partita questa passione per i manga. Questa passione per i manga ha radici veramente lontanissime. Credo, come molte persone, è partita guardando i cartoni animati in TV. I classiconi, Dragon Ball, Naruto, Pokémon, così. I classici di Italia 1, quelli sì. Dopo scuola. Sì, ma io sono vecchio, ragazzi. No, con i Cavalieri dello Zodiaco, i Cinque Samurai. Anch'io i Cavalieri dello Zodiaco li seguivo, ero super appassionato. Li guardavo anch'io, Per forza. Il mio primo grande amore anime, che sono appunto i cartoni animati giapponesi, è stato proprio Cavaliere dello Zodiaco. E okay. Da lì, dopo qualche annetto, ero molto piccolo, nel 93 se non sbaglio, vidi in edicola che c'era qualcosa che appunto mi faceva tornare alla mente i miei eroi che vedevo in TV, ed era effettivamente un volume dei Cavalieri dello Zodiaco pubblicato da una casa editrice che adesso non c'è più, la Granata Press, e me lo feci prendere da mio fratello perché io non ci arrivavo, ero talmente piccolo che non ci arrivavo, e da lì ho cominciato veramente a leggere un botto, come si suol dire. Per quale motivo sono scritti al contrario? Cioè, questa è una classica domanda da uno che non capisce nulla di manga. No, figurati. In Giappone si scrive da destra verso sinistra, anche i libri. No, ma infatti, ma quindi, non si poteva fare una sorta di riadattamento per il mercato, diciamo, occidentale? No, ma inizialmente era così. Inizialmente erano ribaltate le tavole. Mm-hmm. Solo che il pubblico di manga è un pubblico molto fedele all'originale, solitamente, che vuole la fedeltà quanto più possibile. In più, i giapponesi stessi sono molto, molto rigidi sulle loro cose. E a un certo punto, questo è successo con la prima uscita italiana del manga di Dragon Ball, Akira Toriyama, che è l'autore, ha preteso che non fosse ribaltato. Quindi diciamo che è questo buon Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball, che ha deciso questa cosa. Sì, esatto. Perché poi c'erano comunque delle incongruenze, che ne so, personaggi che diventavano mancini, essendo tutto specchiato. Lui ha voluto portare il prodotto in Italia, però ha detto lo esportate così com'è, sì, cioè senza modifiche. Più originale possibile. Sì. E in realtà adesso si va sempre più verso quella direzione lì, per esempio anche le onomatopee, tutti i suoni e quelle cose lì spesso non vengono tradotti, ma vengono segnalati solamente con una piccola traduzione in fondo alla pagina o a fianco, rimangono comunque in originale. E in realtà quando uscì Dragon Ball, prima che uscì
ci fu una specie di isteria di massa, perché tutti pensavano che non saremmo più riusciti a leggere dopo quell'evento, mentre in realtà almeno per me non è stato così traumatico, anzi è venuto abbastanza naturale. Approfitto di parlare con un esperto come te per appunto chiederti un po' delle mie curiosità personali, diciamo usufruisco di questo, di questa opportunità. Anche, cioè, nei manga ho notato che a volte le colorazioni dei personaggi così o sono in bianco e nero e vabbè, o se no hanno dei colori che sono diversi rispetto a quelli degli anime. Io mi ricordo che avevo visto, forse, cioè che avevo letto un volume di Naruto, se non sbaglio, dove sulla copertina i colori erano diversi da quelli degli anime. Cioè io mi sono ritrovato sbalzato proprio fuori da questa cosa. No, capita. In realtà un esempio che potrei fare è quello di Aishite Knight, che è conosciuto in Italia come Kiss Milicia. Ah, ok. Dove addirittura... Stavo già per dire chi è. Noi comuni mortali la conosciamo come Kiss Milicia. Esatto. Esatto. Quindi l'ho detto subito, almeno... però ho fatto la citazione colta dicendolo in giapponese. Ah, infatti, hai fatto bene. Com'è? Scusa, ripetila un attimo. Aishite Knight. Fantastico. E poi, se vogliamo dirla tutta, nell'originale giapponese era tipo un manga sull'educazione sessuale, poi in Italia è diventato completamente qualcos'altro, ma vabbè. Quello, ok. Un discorso a parte. Hanno cambiato il messaggio, diciamo. Sì, abbastanza. E comunque addirittura lì c'è la protagonista che nella sigla dell'anime ha i capelli, se non sbaglio, castani, e poi in realtà nell'anime li ha biondi. Questo perché doveva essere fatta con i capelli castani inizialmente, poi è stata fatta bionda perché comunque il manga era in bianco e nero. Mm-hmm. E c'erano molte tavole a colori, poi capitava che a volte li colorano un po' con l'ispirazione del momento, però... Non sempre, diciamo, non è una cosa che capita così di frequente. Ma, cioè, ci sono delle differenziazioni di genere nei manga o, insomma, ogni manga è a sé, o possiamo etichettarli, diciamo, non so, manga di guerra, manga di storie d'amore, insomma, cioè, c'è qualche distinzione particolare o ogni manga è a sé, non esistono varie etichette? Allora, diciamo che questi, quelli che hai detto tu, sono sottogeneri di... alcuni filoni principali che sono i target che vengono usati in Giappone. Ok. Lo shonen, il manga per ragazzi, adolescenti. Mm-hmm. Lo shoujo, il manga per ragazze. Ok. I kodomo, che sono i manga per bambini, e poi i seinen, che sono quelli per adulti. Ah, ok. All'interno di questi filoni, di questi target, ci sono i generi più disparati. Fumetti che parlano di guerra, di amore, di vita quotidiana tra impiegati, di pesca, di qualsiasi cosa. Nelle tue passioni vedo comunque che c'è anche il cinema, ma cosa ne pensi della trasposizione cinematografica dei manga? Perché io ho molti amici che sono appassionati e magari capita: ah raga, ho guardato il film di questo. Ah no, ma che cacchio guardi i film? No, fanno schifo di qui di là. Cioè, com'è la situazione, diciamo? Sì, beh, questo è un retaggio che viene dal fatto che fino a qualche anno fa, effettivamente i film tratti dai manga lasciavano molto a desiderare. Si pensi a Dragon Ball Evolution, quella roba lì che era inguardabile, però ultimamente in realtà ci sono dei buoni prodotti. Voglio proprio arrivare a chiederti questo, e appunto, cioè, forse dirò un'eresia totale, ma io da ignorante di manga, diciamo, mi è capitato di vedere su Netflix, se non sbaglio, il film di Dead Note. E io prima sapevo più o meno cosa fosse, ma non mi ero mai avvicinato al mondo. Dopo che ho visto il film, che mi è piaciuto, ho iniziato a guardarmi l'anime e poi da lì ho capito che era tutta un'altra cosa. Però sì. Forse io ho fatto il ragionamento contrario, cioè dal film che tutti schifano mi sono avvicinato a poi l'anime e al manga. Sì, probabilmente per noi che abbiamo letto prima il manga, quel film lì è un po'... Sì, è riduttivo un sacco. Infatti dopo, cioè, a me era piaciuto. Poi dopo, quando mi sono andato a vedere l'anime per intero, ho detto: ah, ok, qua c'è qualcosa che non va bene. Ma sai, è molto simile a quando modificano i libri in film. Cioè, quando realizzano film dai libri, questo è, cioè, va sempre modificato un po', va romanzato, insomma, cambia un po' il senso. Penso che anche nei manga sia così.
Sì, ma poi io sono assolutamente convinto che sia un bene cambiarlo, perché alla fine se devo vedere la stessa cosa che ho già letto non ha neanche molto senso. Vabbè, è vero, anche quello è vero. L'importante è che sia un buon prodotto, e ultimamente ne hanno fatti, perché comunque c'è gente anche tra i registi che è cresciuta con i manga e con gli anime, appassionata di quel mondo lì, e che quindi fa dei buoni prodotti. Cioè, si pensi a Robert Rodriguez, che ha fatto il film di Alita, che è un manga famoso, molto bene, oppure il film sempre hollywoodiano di Ghost in the Shell. Ah beh, quindi diciamo comunque a volte riescono nell'intento. Sì, ultimamente sì, diciamo che prima era una cosa molto azzardata, ma adesso negli ultimi tempi riescono a fare dei buoni prodotti, sì. Ti faccio l'ultima mia domanda personale. No, vabbè, pure io sono contento di rispondere, di soddisfare la curiosità. Cosa ne pensi di Tokyo Ghoul, che penso che per ora sia il mio manga preferito? Tokyo Ghoul credo che sia un manga caruccio. Già caruccio, quindi... A me sembra molto chiara la risposta. No, infatti, basta, non ne parliamo più allora. Mi piacciono molto i disegni, quello sì. Okay. I disegni mi piacciono molto, la storia non credo che sia granché. Sì, oddio, però sì. Però magari perché ha tanti manga, poi si tende anche a cercare una certa originalità. Ma invece, senti, appunto, riguardando sempre, tornando alle tue passioni, mi dicevi del cinema horror. Sì. Sei un grande appassionato? Sì, anche quella è una passione che mi porto da quando ero molto piccolo. Io di solito è una passione che non si... Guarda, io tuttora vedo pochissimi horror, ho quasi niente praticamente, sì. E ho 28 anni. Tu quindi già da piccolo eri appassionatissimo dell'horror? Mi divertivano molto gli horror. Ah beh, diciamo che quindi facevano l'effetto contrario, diciamo. Beh, diciamo, i primi che ho visto sì, perché comunque, diciamo, i primi anni 90 avevo 6, 7 anni, 8 anni, così, e c'era Notte Horror su Italia 1, che trasmetteva sì dei bei film, però spesso dei film, sai, molto trashoni, oltre a essere horror. Diciamo i classiconi dell'horror come Venerdì 13 o, insomma, Freddy Krueger, Nightmare, quelli lì, che sono un po' i classiconi che li guardi e apprezzi comunque quello che sono, però ovviamente non si può pensare di avere paura guardando un film del genere. No, esatto, non guardandolo oggi, magari no, stai guardandolo proprio, però sì, o alcuni dei primi film di Wes Craven c'erano, con degli effetti speciali che comunque lasciavano un po' a desiderare. Si vede che è plastica che esplode, insomma, quindi mi divertivano, però ora che c'entra? Alcuni poi chiaramente, avendo visto tantissimi film horror, ci sono quelli che mi fanno paura anche, tra virgolette, come il mio preferito di sempre, che è Non aprite quella porta. Ah, quello... okay. Sì, ho capito. Non l'ho visto, ma ho capito qual è, sì. Sì, è un grande classico del 74, quello ancora oggi mette dell'inquietudine. Sì, no, ma io mi ricordo, infatti, mi sono guardato L'esorcista, la Genesi, perché io ho detto, cioè, 23 anni, ho detto, ma com'è possibile che io non ho mai guardato L'esorcista? Cioè, comunque è uno dei film horror più cult di tutti i tempi. Se... L'ho guardato, mi ricordo, una domenica sera che ero a casa da solo e non ho dormito tutta la notte, ma non è che mi aveva messo paura, ero proprio in uno stato di ansia, cioè non era paura. Inquietudine, esatto. No, lo stesso effetto che ha fatto a me, non te lo nascondo, è vero. Cioè, proprio un'inquietudine devastante, cioè proprio è stata un'esperienza che non voglio più rifare. E considera che L'esorcista alla Genesi non è il primo esorcista, l'originale, ma un sequel fatto dopo. Sì, quello sì. E non è assolutamente inquietante come il primo, quello è molto di più, quindi... Mi sono rifiutato e basta, non proverò mai più a fare una cosa del genere. Volete sapere una cosa? Io l'ho visto a metà. Hai mollato. Non ho avuto il coraggio di finirlo. Non è un genere per tutti. No, alla fine... infatti, sì. Nel tuo curriculum, però, perché visto che noi siamo come la CIA, siamo in possesso di tutte le tue informazioni. Abbiamo analizzato tutti i tuoi dati. E adesso li vendiamo a Facebook. Vabbè, quello già ce li ha sicuramente. li vendete un doppione, quindi. ho visto che comunque tu hai anche una carriera d'attore. Sì, un pochino, ho fatto qualche opera teatrale con un mio amico regista, qui in zona, qui in Toscana, più che altro delle commedie, però sì.
E poi insieme abbiamo partecipato a un paio di corti. Bene, bene, una passione molto interessante, devo dire. Sì, sì, che al momento per quest'anno ho abbandonato, diciamo che non ho fatto, nonostante lui me l'avesse chiesto, la sua nuova commedia che andrà in scena a gennaio, non l'ho fatta proprio perché volevo concentrarmi più sul canale, portare una certa costanza sul canale YouTube, pur essendo, tra virgolette, una cosa molto amatoriale, porta via un sacco di tempo, prove tutte le settimane. No, certo, certo, è una cosa impegnativa comunque gestire un canale YouTube. Non è semplice, sì, sì, come può, sì, sembrare. Specialmente quando hai tutti questi iscritti. Cioè, per niente. E infatti anche perché il pubblico inizia a volere sempre più contenuti, più, sì, cose più pubblico, accurate. È un pubblico che ti segue di continuo, quindi tu devi creare contenuti che siano originali, che siano di interesse, insomma. Poi comunque, quindi, appunto, come dicevi prima, nel mondo dei manga, diciamo che gli appassionati vogliono le cose precise, vogliono, cioè, è un pubblico abbastanza difficile, diciamo, no? Esigente, esatto. E poi ci sono in Italia, che è uno dei mercati manga più grandi d'Europa, ci sono nuove uscite, decine di nuove uscite ogni mese, quindi stare al passo non è facile. Io ultimamente, nell'ultimo anno, ho cercato di fare sempre sui 3 video la settimana. Non è facile. Ma infatti, cioè, a proposito di, cioè, poi ci sono queste saghe che sono lunghissime, cioè, ma quando finirà One Piece? Cioè, io non riesco a immaginare la fine di One Piece, cioè. Non finirà mai. Cioè, infatti, lo sta tirando avanti una vita, cioè. Dagli anni 90, però ci sono manga che proseguono anche da prima, tipo Berserk di Kentaro Miura, va avanti, se non sbaglio, dall'89. Ma veramente, cioè, così riesce comunque a mantenere il pubblico attaccato alla storia e tutto, cioè, dopo tutti questi anni? Ma ancora di più, forse, perché sono tutti lì a aspettare di vedere come va. Tra l'altro è diverso il discorso da One Piece, perché One Piece, sì, è vero, va avanti da tantissimi anni, però viene pubblicato regolarmente, settimanalmente, tra l'altro, e invece di Berserk, che fa uscire tipo, non so, 2-3 capitoli l'anno quando addirittura escono. Sì. Cioè, quindi uno deve aspettare, cioè, finisce i capitoli, deve aspettare un anno per vedere come va a finire, sì, dopo. Al massimo esce un volume l'anno, ma a volte neanche quello. Pensate, sì, incredibile. Senti, ma quindi, diciamo, visto che hai tutte queste passioni poliedriche, diciamo, dalla lettura ai fumetti al cinema, mi sai dire i tuoi 3 artisti preferiti? Sì, anche se è molto riduttivo dirne 3, però allora c'è il mio artista preferito in assoluto, che non ho nessun problema a dirlo, che è Osamu Tezuka. Ok, per chi non lo sapesse, diciamo, è considerato una divinità dei manga. Sì, sì, il Disney giapponese. Ecco, esatto. Di Astro Boy, Kimba, per dirne 2. Bene, bene. Poi direi nel cinema sicuramente Stanley Kubrick è il mio regista preferito. Vabbè, un nome non lo conosco, sai. Come non... Scusa, non hai mai visto Arancia Meccanica? Certo che ho visto Arancia Meccanica. Ah, ecco. Dai. Quello è uno dei simboli di Stanley Kubrick. Eh sì, ma ne ha fatti. Sì. Potremmo stare qui tutta la puntata a elencare a i suoi film. A parlare solo di lui. Ma praticamente ogni film di Kubrick per me è un simbolo di un genere. Cioè, Shining è un simbolo dell'horror. Certo, sì. 2001 è un simbolo della fantascienza. Arancia Meccanica è un simbolo del genere pulp, se vogliamo, e poi sì, è stato rilanciato. Arancia Meccanica, nonostante l'abbia visto molte volte, devo dire che mi piace un sacco, non riesco a etichettarlo, diciamo, come genere di film. Rimane un po' a sé. A dare un senso. Cioè, rimane un po'... Non so a che categoria potrebbe appartenere, in realtà. Ma perché c'è tutto alla fine, non è solo violenza. Esatto. No, infatti, poi c'è la morale, c'è tutto, insomma, c'è proprio un film... C'è la critica sociale, la critica morale. E poi, per dire, uno scrittore di romanzi, quindi di libri classici, quelli con le parole scritte... Senza disegni. Senza disegni, anche se poi ha fatto un fumetto anche lui. Ok. È Chuck Palahniuk, l'autore...
l'opera più famosa probabilmente è Fight Club. Ma sai che ho finito da poco di leggere Soffocare di Jack Palance? Ah, bellissimo, c'è anche il film anche di quello. Hanno fatto il film? Sì. Ah, vedi, questo è importante. Allora. Vedi, così adesso ti hai finito di leggere il libro, puoi guardarti il film. Per stasera ho trovato cosa fare. non è certamente un film a livello di Fight Club con Brad Pitt e Edward Norton, però è un film carino anche quello. Attenzione. È il momento del quiz. Attenzione. Sì, perché qui abbiamo una direzione che elabora le domande in tempo reale quasi. Tu hai dato i tre nomi e qui subito si sono messi all'opera per renderti questo quizzone difficilissimo. Ok, allora, vediamo se riesco a essere un grado. Il quiz praticamente sono tre domande, ognuna ovviamente su uno di questi artisti che hai appena citato, e sono risposta multipla, quindi Dave ti leggerà la domanda, io ti leggerò le risposte e dovrai dirmi quale pensi sia quella giusta. Partiamo? Perfetto. Dai, direi che possiamo partire. Partiamo. Vai Dave. Allora, attenzione perché qui è dura questa pronuncia. Allora, quanti volumi comprende Works of Tezuka Osamu? Che, per chi non lo sapesse, è la raccolta delle sue opere. Quindi abbiamo 500 volumi, 800 volumi o 400 volumi? Allora, la sua produzione è sterminata, però... In questa particolare raccolta, che credo non sia stata completata, credo sia rimasta tipo interrotta, okay. Dovrebbero essere sui 400? E vai! Complimenti, Maurizio! Grande! Seconda domanda. Seconda domanda. In quale categoria ha vinto l'Oscar Stanley Kubrick? Abbiamo miglior regista, miglior film o migliori effetti speciali? Questa la so, credo. Perché non credo abbia mai vinto purtroppo come miglior regista, dovrebbe essere i migliori effetti speciali per 2001 di Odissea nello spazio. E vai, complimenti, ha citato anche il film. Aveva degli effetti speciali negli anni 70 che farebbero invidia dei film odierni. Terza domanda per te, una curiosità su Chuck Palahniuk. Ha lavorato come meccanico? Ha una laurea in fisica? O ha scritto il suo primo romanzo a 15 anni? Ecco, questa è già più difficilotta. Complimenti alla nostra regia, allora raga, per una volta l'avete fatte buone le domande. Però vediamo se la memoria non mi inganna, perché ho letto anche delle biografie su Palahniuk, che dovrebbe aver fatto il meccanico. Olè, complimenti. Su questa sono andato un pochino a culo, devo essere onesto. Ah sì? Cosa ha vinto Maurizio, Nico? Maurizio ha vinto un incontro personale con Eiichiro Oda, che li svelerà il film di One Piece. Ma che stai dicendo? In anteprima mondiale. Tutto offerto da Napier Academy. Tutto offerto da Napier Academy. E dopo ovviamente. Io potrò svelarlo a pagamento ad altre persone. Esatto, per 100 milioni di euro qualcuno te li pagherà per sapere chi li pagherebbe probabilmente. Va bene, dai. Senti, siamo giunti al momento dei saluti. Vuoi... Io, prima di salutarci, direi di farci lasciare un po' i suoi social, che dici? Sì, sì, io sono praticamente Kirio 1984 ovunque, quindi... Ok, che è anche il nome del tuo canale YouTube. Sì, è anche il nome del mio canale YouTube. Quindi, sì. Ragazzi, andate a seguire... Aspetta che mi rivolgo direttamente ai nostri ascoltatori. Nonna, vai a seguire questo ragazzo qua che è veramente bravo. Fidati, nonna, fa delle belle cose, c'è un bel canale. Ti aspetto la nonna, assolutamente. Va bene, quindi sei Kirio ovunque, quindi Instagram, Facebook, tutto? Esatto, sì, l'unico che ho smesso di usare praticamente è Twitter, perché mi faceva venire l'ansia, ma poi... Diciamo che ultimamente il più attivo è Instagram, oltre a YouTube. Okay. Chiaramente. Sì, perfetto. Sì. Va bene, allora ti ringraziamo, grazie per essere stato qui con noi oggi, Maurizio. Ci sentiamo presto. Un in bocca al lupo per tutta la tua carriera da YouTuber e tutto quello che ne viene. Grazie, grazie mille a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie, ciao ciao. Ciao Maurizio. Ciao. E Dave, purtroppo anche oggi siamo al momento dei saluti. Sai, oggi però sono molto contento, perché è stata veramente una bella puntata, cioè abbiamo parlato di un campo per me inesplorato. Sì, è stata una chiacchierata molto interessante, devo dire. Sì. Esatto, quindi davvero bene, Maurizio, poi davvero ha una cultura incredibile su questo campo. Eh sì, un esperto, diciamo, sì.
Dai, allora quando ci sentiamo? Ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao.